La mia passione per la natura nasce da praticamente piccolissimo, perché vengo da un posto che in pratica è circondato di natura, in Umbria, e sono arrivato qui all'Isola d'Elba solo circa 15 anni fa, 16 anni fa. È nata subito la passione perché mi sono subito guardato intorno, mi piaceva guardarmi intorno e vedere quello che mi camminava e mi viveva intorno. E da questa curiosità poi è nato un approfondimento successivamente a livello scolastico, a livello universitario, e poi è sfociata in quello che è attualmente. Il lavoro, innanzitutto sono un freelance, perché il mio lavoro lo faccio in maniera del tutto autonoma e ricerco quella che è la biodiversità nell'arcipelago toscano, e cerco di raccogliere materiale e di approfondire le conoscenze sulle specie, sia vegetali che animali, che stanno nelle nostre isole. Conosco molto approfonditamente quella che è la biodiversità terrestre dell'arcipelago toscano, però cerco di coltivare e di studiare più approfonditamente alcuni gruppi di specie, soprattutto di coleotteri, a livello paleartico. Ma la conoscenza più profonda, diciamo, è proprio sulle specie dell'arcipelago toscano. Perfetto, grazie.